In una fosissima mattinata di agosto, Pietro mi telefona in preda all'ansia. Mi chiede aiuto. Questa volta vuole lui qualcosa da me. Vuole firmare le dimissioni dalla clinica di recupero. Vuole che vada a prenderlo. E io vado. Forse non avrei dovuto, perché non sono un familiare. Non avrei alcun diritto. Ma ormai il rapporto con Pietro è fuori controllo. Pietro mi fa recuperare la valigia da un infermiere. Entriamo in auto. Pietro è stremato, ma non abbattuto. Però non l'ho mai visto così agitato. Continua a dirmi che preferisce non sentire nessuno. Gli fa piacere solo parlare con me, che non gli chiedo sempre solo di Maradona. Lui mi si è presentato tirando fuori i soliti racconti, che sono il suo più grande vanto. Perché la gente continua sempre a chiedergli le stesse cose. Il viaggio a Roma, la cocaina, le donne, Maradona in campo e Maradona in pista da ballo. Pietro Puzzona da Cerri è un personaggio indiscusso. Nonostante abbia giocato solo 3 partite in Serie A, Pietro è l'orgoglio del paese, per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia di quel Napoli dei sogni. Non lo conoscono solo i più grandi d'età, ma anche i ragazzini. Una leggenda, suo malgrado. Pietro conserva segreti più o meno credibili col più grande di tutti, col Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Ma a noi non interessa alcun icona, ma Pietro Puzzone, uno che ha vissuto una grande storia sportiva, rimanendo in fondo. Io sono Lorenzo Giroffi e questo è Mi chiamo Pietro Puzzone, un podcast originale di Rai Play Sound, prodotto dagli ascoltabili. Maradona è Maradona. Io sono Puzzone.